E bello amici, user giusto 99, siamo tornati con un nuovo video, siamo tornati nella nostra creation game di FIFA 22. Oggi vi mostro come creare Joan Gonzalez, il giovane centrocampista del Lecce che tanti mi avete chiesto, mi avete richiesto in queste settimane e oggi finalmente arriva qua. Ovviamente si tratta di uno degli ultimissimi giocatori che vedrete nella creation game di FIFA 22 del nostro canale, del mio canale, proprio perché ci stiamo avvicinando a grandi passi alla prossima edizione di FIFA, l'ultima con questo nome. Vi ricordo di lasciare un bel like, di commentare, di condividere, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di continuare comunque a darmi sostegno anche nei contenuti diversi dalla Creation Gamer che vi sto portando in questi giorni, cercando di fare il più possibile per tutti voi. Bando alle ciance, passiamo alla creazione di Joan Gonzalez. Nome Joan, cognome Gonzalez, nome sulla divisa Gonzalez. Maglia 16, Spagna, Lecce, è nato il 1º febbraio del 2002. Passiamo al fisico, abbiamo 190 cm per 75 kg. Posizione, un centrocampista centrale, prevalentemente un mediano, ma può giocare anche da trequartista. Passiamo agli attributi, attacco 60, 50, 60, 75, 45, 3. Difesa 70-60, abilità 75-60-40-70-70, potenza 60-55-75-70-60, movimento 70-65-70-70-60 e infine mentalità 65-70-65-70 e 50. Questo ragazzi per quanto riguarda gli attributi di Joan Gonzalez. Passiamo adesso alla costruzione del volto, passiamo subito tono e carnagione, il penultimo modello della prima slide disponibile. Passiamo alle sopracciglia, selezioniamo il secondo modello presente, lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo adesso agli occhi, selezioniamo questo modello partendo dall'inizio, che è il quinto modello presente, e lo andiamo a trasformare in questo modo. Naso, selezioniamo il terzo modello dell'ultima fila e lo andiamo a trasformare in questo modo. Bocca, selezioniamo l'ultimissimo tipo della prima fila che andiamo a modificare così. Ma guance mascella, selezioniamo il quart'ultimo modello nella seconda fila e lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo a mento, primo modello della seconda fila, che costruiamo così. Orecchie, primo modello della seconda fila, che andiamo a creare in questo modo. Capelli, capelli corti, andiamo a prendere più o meno questo modello centrale, che è in tutte le tipologie disponibili, quindi un po' la leccata di mucca, come si suol dire. Colore, mettiamo una via di mezzo tra il castano scuro e il castano chiaro, quindi una tonalità di questo tipo. E infine, baffi, andiamo a mettere questo modello, scusate, scusate, è stato un errore, ok, qua il penultimo modello della prima fila, che è questa tipologia qua, e lo andiamo a colorare in questo modo, quindi anche in questo caso una via di mezzo tra il castano scuro e il castano chiaro. Quindi ragazzi, il video termina qua, spero vi sia piaciuto, spero sia stato di vostro gradimento, finalmente arriva Joan Gonzalez, che tanti di voi mi hanno chiesto già da qualche settimana ormai, però ovviamente la lista era lunghissima, è lunghissima, ho dovuto fare delle scelte, comunque l'importante è che ad ogni modo il giocatore sia arrivato e vi completi un po' il vostro database di giocatori in attesa dell'uscita di FIFA 23. Spero vi sia piaciuto ragazzi, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, restate sintonizzati perché arriveranno davvero tante sorprese, soprattutto con l'uscita di FIFA 23. Beh, raggiunto il 99 è tutto.
tutto qui con me, Juan Gonzalez, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!